pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio ripetente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Padre misericordioso, tu hai voluto che Cristo, tuo Figlio, subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma invano. Consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Sono prigionieri.
crede al Padre. Sei stato condotto alla croce, come agnello mansueto al macello. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi, perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farà la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo del quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo che non fosse mai nato». Giuda il traditore disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Parola del Signore. Il grande Caravaggio ha espresso questa scena in una delle sue opere con una sottolineatura molto bella che ci aiuta veramente a comprendere la bellezza di questo testo, perché dentro questo testo c'è la bellezza, ma c'è anche fortemente il buio della notte, c'è fortemente il buio di una insistenza, il buio di una vita, quella di Giuda Iscariota. E allora potremmo dire, se dovessimo dare un titolo a questo testo del Vangelo di Matteo, dovremmo scrivere: un amore gradito, un amore donato. Giuda, un amore gradito. Cristo, un amore donato. Giuda, un amore gradito. Perché? Perché Giuda ha un'idea di Cristo, ha un'idea di Cristo, ha un'idea perché ha cercato anche nei testi da lui conosciuti chi è il Cristo, e lo vede entrare con un puledro a Gerusalemme. Giuda sa che entrare a Gerusalemme con il puledro significa entrare come l'imperatore entrava, perché quando l'imperatore tornava dalla guerra tornava col cavallo, ma se entrava in una città in pace entrava con il puledro, perché il puledro va molto più lento, per cui non c'è bisogno di correre, non c'è bisogno di avere quella irruenza che il cavallo invece ha. Il cavallo va veloce, il cavallo supera gli ostacoli, un puledro no. Cristo è entrato come l'uomo della pace, ma
Ma come, oh Cristo? Io speravo che tu liberassi Gerusalemme, ma io speravo che tu entra nell'umiltà, entra come il Dio della pace. Ecco il primo gradimento. E Gesù a Giuda, nel donargli il boccone, dice: lascia chiamare Giuda, io non sono un'idea, io non sono un'idea, io sono una persona, amami, lascia chiamare da me. Sarei le triplici domande che Cristo dirà a un altro traditore, Pietro: ma mi ami tu? Questa è la domanda. Giuda, lasciati amare. Giuda, sono io, sei tu, nella misura in cui le nostre idee, anche le più belle, stanno tradendo il cuore di Cristo. Cristo lo si ama. Cristo non è una speculazione. Cristo non è un libro. Cristo non è chi argomenta meglio su di lui. Cristo è un amore che si dona. Cristo è un amore che dona la pace. Cristo è un amore che riempie il cuore dell'altro nel gesto della misericordia, nel gesto di un amore liberante. Fratello Giuda, tu hai riposto le tue sicurezze nella realtà umana, il denaro. Hai riposto una sicurezza e non ti sei affidato. Cristo è colui che si affida al Padre, è colui che si consegna al Padre, è colui che vive l'obbedienza al Padre. Cristo è colui che dentro questa obbedienza vive la libertà del cuore, la più profonda libertà del cuore. Ancora una volta il ritornello è lo stesso. Fratello Giuda, che sono io, che siamo ciascuno di noi, vivi la libertà dell'amore, vivi la libertà di un Dio che nella croce ci educa al gesto più grande dell'amore. Volontariamente, lo diremo fra un po' nelle parole dell'Eucaristia, volontariamente si consegnò. È la libertà che si dona, è la libertà che non è peso, è la libertà che cammina con gioia le vie del mondo. Fratello Giuda, vivi questa libertà in questi giorni, contemplando il crocifisso, contemplando un amore così. Fratello Giuda, hai avuto un'altra tentazione, la più forte, la più tremante, direi. Non hai creduto che anche la tua vita, anche il tuo peccato, anche la tua situazione era amata e salvata. Hai chiuso il tuo cuore a questa bellezza. Il tuo peccato è salvato. La tua famiglia che vive il dramma della divisione in Cristo può essere salvata se apri il tuo cuore. A te che bevi dalla mattina alla sera, se nella verità apri il tuo cuore a Cristo, sei salvato. Se il tuo peccato ti chini con verità, ti metti in ginocchio con verità, è salvato. Gli uomini ti diranno che non vali niente, fratello Giuda, come te l'hanno detto gli undici al cenacolo: non vali nulla, Giuda. Ma Cristo no, Cristo ti ha dato il boccone dell'amore, ti ha dato il boccone della Pasqua, perché questa è la Pasqua. La Pasqua, questa è. Noi diciamo in maniera erronea il mistero della Pasqua: Cristo è risorto. Beh, ma a me, Cristo è risorto, ma a me. Cristo è risorto significa che la morte, le situazioni di morte, la morte stessa è vinta dall'amore di Cristo risorto.
è la speranza. Ed è talmente evidente che se una situazione è amata da Cristo, si risolve. Non è una risoluzione chiaramente semplicemente umana, ma divina. C'è una umanità nuova. A te che sei schiavo, proclamata la libertà, Onesimo. A te che sei prostituta, ti è data la libertà. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Una salvezza. Per la nostra salvezza è morte e risorta. E allora l'augurio che faccio a ciascuno di voi è che da oggi pomeriggio scenda nel vostro cuore, nel mio cuore e nel cuore di tutta l'umanità un silenzio profondo, il silenzio dell'amore. Cristo mi hai amato nel pane spezzato, Cristo mi ami nell'Eucaristia, in un Dio che si dona, che offre, versa la sua vita per me. Il silenzio del venerdì, contempliamo il crocifisso, contempliamo il crocifisso e viviamo l'eco delle parole che Cristo dice. Ecco, per questo sono venuto perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Viviamo il silenzio del sabato e il silenzio della domenica, in cui sentiremo le parole più belle che esprimono la Pasqua del Signore. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Cristo.